Ciao a tutti, io sono Mike e oggi porterò un nuovo video riguardante la rubrica delle armi. Ho deciso di dedicare questo video a una mia amica molto speciale, che era da un pezzo che non sentivo, che ho risentito questa sera. E come solito è puntuale, solo lei sa fare, riesce sempre a strapparmi un sorriso. Quindi questo lo dedico a te, Vanessa. E cominciamo. Oggi ho deciso di portare quest'arma qui, fucile d'assalto M4A1. Tempo fa ho portato la stessa arma, solo con la variante assalto. Oggi ho scelto l'arma standard, come vedete, con maneggevolezza e precisione. Andiamo a scoprirlo insieme, come sempre. Allora, calcolando che io ho il bonus del 30, quindi togliendo più o meno il 30 arrivando a qui. E più o meno qui, comunque l'arma è un'arma medio-alta, ha le statistiche medio-alte, come potete vedere sono superiori alla metà, alla media. Il danno non è particolarmente elevato, perché 27 su fucile d'assalto, diciamo che è nella media. Fucili d'assalto più forti fanno 32 e alcuni arrivano a 37. Allora, il ratio di fuoco è estremamente alto per la categoria. I fucili d'assalto di norma fanno 800 di media, no? Lui ne fa 950, infatti è tra i fucili d'assalto è quello con la cadenza di fuoco migliore. Andiamo a vedere come lo utilizzo io. Allora, come vedete, canna standard o canna corta. Io utilizzo lo standard, ma non uso lo standard per dei bonus, perché il bonus lo avrei usando la canna corta. Semplicemente, come vedete, a livello estetico la canna standard lavora meglio, visto? Cioè si presenta molto meglio, quindi io lo utilizzo con la canna standard solo per una questione di estetica. Caricatore standard, non usi 50 colpi, tanto alla fine ricarico quasi sempre. Silenziatore al prisma, ovviamente, e non silenziatore da fucile d'assalto, perché non mi piace, rovinerebbe l'estetica. Come vedete posso scegliere tra alveare e prisma, preferisco il prisma. Come laser utilizzo il Mavul DA perché i colpi principalmente sono in prima persona. Ottica digitale perché ovviamente i colpi sono in prima persona e devo poter zoomare su un nemico lontano e ridurre su un nemico vicino. Un bel manico Core CP per ridurre il rinculo verticale. Grilletto singolo raffica, quindi scusatemi, singolo automatico. E come sottocanna ho un lanciagranate al posto del mio solito manico anteriore verticale RU. Tanto l'arma è molto molto stabile, di conseguenza posso permettermi di montare sotto anche un bel lanciagranate. Andiamo a vedere come si comporta l'arma. Come sempre, premetto che il video viene fatto per vedere l'efficienza dell'arma in combattimento. Non rispecchia il mio stile di gioco. Io di solito non mi butto alla Rambo. Viene fatto solamente, ripeto, per far vedere l'efficacia dell'arma durante un fight e durante le infiltrazioni. Quindi potrete vedere l'arma sotto ogni punto di vista. Non mi interessa farmela in stealth, se mi vedono mi vedono, non mi importa. Come avete visto, la raffica è stata molto molto precisa. Non è che stiamo sbagliando tutto. Abbiamo un cecchino di grande esperienza, giusto? Disattiviamo, così evito farmi rompere le scatole più tardi.
Ogni tanto potrebbe succedere che mentre ho il mirino smiro di brutto, ma è perché ho appena cambiato la sensibilità nel joystick, l'ho aumentata di parecchio e sto cercando di abituarmi alle nuove impostazioni. Questo è stato un colpo fortunato, non era calcolato, è stato solo un colpo fortunato. Come vedete l'arma è molto molto buona, quello che non ha di danno ce l'ha in cadenza di fuoco, raffiche brevi e controllate e l'arma è sempre perfetta. Come tutti i fucili d'assalto io consiglio, anche se l'arma è veramente affidabile, comunque di fare delle raffiche brevi e controllate, quindi raffiche da un secondo e mezzo. Potete provare a dosare anche 2 secondi se proprio non riuscite a colpire il nemico, però non eccedete troppo, alla fine è sempre un fucile d'assalto, il rinculo poi comincia a farsi sentire. Non so dove possono essere gli altri nemici, quindi continuo a cercare. Perfetto, l'aria è ripulita. L'arma, avete visto, funziona egregiamente, non ho avuto neanche il bisogno di utilizzare lanciagranate. Vi farò vedere comunque la sua efficacia. Questo è ottimo quanto riguarda veicoli. Anche se non li distrugge al primo colpo, è in grado comunque in un colpo di uccidere tutti i nemici all'interno del veicolo stesso. Il danno di per sé non è particolarmente elevato quello del lanciagranate sotto canna, però ha veramente un utilizzo molto molto efficace. Potrebbe risultare valido per tirarvi fuori da parecchie situazioni rognose. Niente ragazzi, il video si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a lasciare un commento su un'arma che vorreste vedere portata sul canale. Io cercherò di farla il prima possibile. E niente, il video si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao ragazzi!